Questo fine settimana e il prossimo, il lago di Mormanno ospiterà la gara interregionale di Dragon Boat e il campionato nazionale di canoa e kayak. Le gare di Dragon Boat, una specialità poco conosciuta ma molto molto importante, anche perché si abbina a quella che è uno sport come dire salutare dal punto di vista anche medico, specialmente per le donne che hanno subito interventi oncologici al seno, e anche quello della canoa kayak, un evento di grande respiro dal punto di vista regionale e nazionale. Dal 21 al 23 luglio ritornerà sulle acque del lago Pantano di Mormanno il campionato nazionale di canoa e kayak, che già in passato l'ha vista protagonista di questo sport acquatico. Ripartiamo alla grande, ma non vogliamo fermarci qui, perché per mantenere queste tipologie di gara c'è bisogno di investimenti infrastrutturali proprio nella zona, quindi sul lago, e siamo già pronti per farli. E dall'altro lato la cosa più importante è quella di creare un vero distretto degli sport acquatici del Pollino. Guarda caso, noi ci troviamo a Mormanno, che ha un lago dove svolgeremo i campionati di canoa e kayak, ma poi vicino a noi abbiamo Papasidro e Laino, che invece fanno attività di rafting. Quindi creare un distretto turistico legato allo sport acquatico è fondamentale. Questi due weekend di sport acquatici daranno a Mormanno l'opportunità di sviluppare una politica di accoglienza e promozione della natura con la formula del turismo sportivo, che diventa attrattore importante. Io avevo sempre una vecchia idea, so che sono dei sogni, ma nel momento in cui la federazione vuole fare gare nazionali, noi poi dobbiamo puntare anche a gare che vadano oltre i 1000 metri, quindi provare a vedere se d'intesa con Enel quel bacino si può anche eventualmente ampliare. La città del Pollino è pronta a diventare la capitale degli sport acquatici. La presentazione presso la Galleria d'Alessandro. Ampliare insomma l'offerta sportiva e riuscire in questo modo a stimolare anche il turismo della zona, del Parco Nazionale del Pollino, per il quale credo beneficeranno l'intera zona.